Andiamo adesso in Afghanistan, dove si susseguono gli attentati dell'ISIS. Il nostro inviato Gianmarco Sicuro ha incontrato il comandante dei talebani di Kandahar, che siede sulla poltrona che fu del Mullah Omar. Vediamo. Li comprano talebani e gente comune, tutti vanno pazzi per i gadget dell'Emirato Islamico. Aziz è un venditore ambulante e la sua mercanzia sono bandierine e adesivi con i simboli del nuovo regime. Gruppi di talebani si fermano alla rotonda e acquistano le spillette con i volti dei loro leader. Sono venuto qui per comprare delle bandierine da mettere sull'auto, dice questo ragazzo. Kandahar è la roccaforte dei talebani e con il ritorno al potere si è tappezzata di simboli e bandiere. Adesso controlliamo tutto e vogliamo avere il riconoscimento internazionale, dice il mullah Abdul Mohammadi. Quest'uomo è il comandante militare dei talebani in città e ci riceve nella base che fu del mullah Omar. I nostri leader stanno trattando con i paesi arabi e non solo, aggiunge. Ad assistere all'intervista ci sono alcuni talebani armati. E l'Occidente, chiedo, siete terroristi, ma se ci riconoscerete volteremo pagina. L'incontro si interrompe per la preghiera. I talebani recitano il Corano con un'arma appoggiata sul tappeto. Ci dicono che nella base ci sono armamenti americani di ogni tipo, ma ci vietano di riprenderli e riusciamo soltanto a filmare questo blindato. Poi ci fanno partecipare ad una perlustrazione. Anche l'equipaggiamento è totalmente made in USA. Perché avete coperto i volti di tutte le donne sui muri di Kandahar, chiedo. Si comincia con le immagini e poi si finisce con la donna nuda e abusata, come in Occidente, conclude il mullah. Torniamo in Italia perché restano chiusi nel dolore i familiari di Lorenzo Parelli.